Quirinale. Sarà pure offensivo, come dice Draghi, ma è tempo. Massimo Leoni, Sky TG24. Ecco appunto, sono fatti e narrazioni che si intrecciano. Senatore Ciriani, riparto da lei. Lei prima parlava di unità in quella che sarà, insomma, la partita del Quirinale. Adesso siamo alle amministrative, insomma un po' di problemi ci sono stati anche nella scelta dei candidati. Stamattina molti giornali tornano sulla storia della scelta dei candidati del centrodestra. Peraltro l'ha letta l'intervista di Berlusconi questa mattina sulla stampa, quando dice mancano i leader, Salvini, Meloni, non scherziamo, Premier. Poi c'è stato credo anche una rettifica. Insomma, però diciamo che si arriva a tre giorni dalla prima tornata elettorale e insomma qualche problema c'è, Ciriani. Io ho letto l'intervista di Berlusconi, che mi sembra più che un'intervista, diciamo, un riportare una conversazione telefonica. Il centrodestra funziona con delle regole, la principale regola è l'unità del centrodestra, perché è un valore che noi abbiamo sempre difeso e sostenuto, anche quando eravamo il partito più piccolo della coalizione. E secondo noi il giorno in cui finalmente si potrà tornare a votare col centrodestra unito, il Presidente del Consiglio sarà espresso dal partito che avrà più voti, quindi ce la giocheremo quella volta, è sempre stato così e sempre sarà, è stato il caso di Berlusconi, poi vedremo in futuro che cosa ci riserva. A noi non interessa la competizione interna al centrodestra, interessa che il centrodestra unito possa governare questo paese e ci interessa costruire un paese in cui due schieramenti, uno centrodestra e uno centrosinistra, si alternano al governo e favoriti da una legge elettorale bipolare. Questo è quello che noi intendiamo. Secondo noi l'esperienza di un governo che mette insieme il PD, 5 Stelle e la Lega è un'esperienza che non può durare all'infinito. Quindi prima o poi si tornerà a votare e prima o poi il centrodestra unito si candiderà alla guida di questo paese. E chi ha più voti... E si capirà anche insomma, chi avrà più o meno peso all'interno del centrodestra. Certo. Assolutamente sì. Poi, mi preoccupa il Giorgio Meloni è in pista come candidata, ma poi decideranno i cittadini, saranno i cittadini con il loro voto libero a decidere chi deve guidare il paese e chi all'interno della coalizione del centrodestra avrà più voti, quindi sarà candidato naturale a fare il Presidente del Consiglio. Mi dice solamente in 10 secondi, perché poi voglio chiudere con gli a Quartapelle, vi preoccupano insomma tutti i fatti che avvengono nella Lega, quelli più politici, insomma, delle parole di Giorgetti, fino ovviamente ai problemi giudiziari che non riguardano direttamente la Lega, chiaramente, ma insomma potrebbero subirne gli effetti. Ecco. No, io credo che sia un dibattito abbastanza normale in un partito grande come la Lega, che è nato al nord e poi si è espanso al centro-sud. Non credo che sia una cosa tragica, ma lo dico da osservatore esterno, sulle vicende private di altre persone coinvolte in questi giorni, che sono sulle prime pagine dei giornali, onestamente non mi sento di dire nulla, sono questioni che riguardano persone che non conosco, sui quali non esprimo alcun giudizio. E allora voglio sentire anche l'onorevole Quartapelle.